Una bambina morta di pertosse a Bologna. Meningite in Toscana con 3 casi denunciati al mese. L'Emilia-Romagna che ristudia il piano delle vaccinazioni pediatriche e si va avanti a livello nazionale la proposta di rendere obbligatorie le vaccinazioni per i bambini iscritti a scuola. In questo nuovo contesto storico, il Centro per le Famiglie di Faenza ha organizzato un incontro dedicato alle vaccinazioni pediatriche per spiegare ai genitori le verità e le false leggende come i rischi di autismo o le composizioni di mercurio attorno ai vaccini destinati ai bambini nei primi mesi di vita, alimentate da un ventennio da una nuova visione della medicina che vuole prescindere dai farmaci, rifugiandosi nei rimedi naturali e che ha portato oggi ad alzare i livelli di guardia, visto il sempre più pericoloso abbassamento delle barriere immunitarie nella popolazione. In effetti, in Toscana è vero, si è manifestata questa epidemia da meningococco tipo C, che è il meningococco per cui si vaccina già da qualche anno, almeno qui in Emilia-Romagna. Il motivo, cioè le cause di questo, sono state attribuite a una particolare virulenza di questo ceppo C, cioè un ceppo veramente virulento rispetto a quello ordinario, e anche al fatto che nell'età adolescenziale, a differenza di quanto avviene in Emilia-Romagna, la regione toscana non aveva definito un'offerta attiva della vaccinazione contro il meningococco C. Ecco, che cosa direte oggi ai genitori che verranno a questo incontro per le vaccinazioni pediatriche? Oggi affronteremo in particolare, a parte un po' di piccola storia sui vaccini che rende l'idea appunto dell'importanza delle vaccinazioni, affronteremo un po' i dubbi che i genitori manifestano al giorno d'oggi. Trattasi infatti di un argomento di estrema attualità in questo momento e ne abbiamo avuto una riprova dai vari articoli che sono usciti sui giornali, alla televisione e i vari dibattiti che sono stati tenuti, per cui questo argomento sta diventando veramente caldo, veramente importante in questa fase. Ecco, vaccinazioni, ci sono vaccinazioni obbligatorie, vaccinazioni facoltative. L'Emilia Romagna sta discutendo l'ipotesi, ha anche avanzato la proposta di negare l'accesso alle scuole ai bambini non vaccinati. Che cosa ne pensa lei? Allora, per questo aspetto posso dire che non è stata solo la regione Emilia Romagna, ma anche nella bozza del Piano Nazionale Vaccini 2015-2018, che deve ancora essere approvata dalle regioni, c'è una proposta di questo tipo, cioè di far sì che il bambino venga ammesso in una collettività solo se ha fatto le vaccinazioni previste. La regione so che sta valutando questa ipotesi, che io comunque sento a livello personale abbastanza forte, in quanto che penso che un consenso informato da parte dei genitori dovrebbe essere almeno la strada più perseguibile, come abbiamo fatto fino adesso, anche se purtroppo abbiamo questi oppositori alle vaccinazioni, abbiamo chi si oppone, però se rinforziamo l'informazione, se interveniamo addirittura sulle nuove generazioni, probabilmente possiamo ottenere dei risultati migliori di copertura vaccinale. Ecco, nel Ravennate questa copertura, quella, visto che appunto sempre la regione sta denunciando un calo drastico della copertura? Allora, nel Ravennate più o meno abbiamo i dati regionali che sono comunque diversi, cioè superiori a quelle delle attuali ex AUSL facenti parte della AUSL Emilia-Romagna, cioè Ravenna mantiene ancora delle percentuali di copertura per le vaccinazioni obbligatorie superiori al 95%, che rappresenta l'obiettivo di copertura definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per debellare le malattie per cui si vaccina. Quindi Ravenna è al momento un po' ancora un'isola felice, anche se dal 2009 al 2015 si è registrato un calo progressivo delle coperture che erano partite da valori molto più alti, quindi il rischio di cadere sotto al 95% si rende comunque concreto anche per Ravenna. Ecco, vaccinare è importante non solo per i propri figli ma anche per la cosiddetta immunità di gregge. Sì. Quanto questo concetto di immunità di gregge, ovvero proteggerle per gli individui più deboli, gli stessi bambini che non hanno raggiunto l'età vaccinale, è diffuso secondo lei nella società civile?
Probabilmente non moltissimo, perché di fronte al proprio bambino si pensa generalmente al proprio bambino e non al beneficio che si può dare a tutta la società. Al giorno d'oggi c'è anche da dire questo, che ci si può permettere di non vaccinare proprio perché c'è questa grande massa di bambini che si vaccinano e quindi questo è comunque da tenere in considerazione. Federico Lega, per Faenza Web TV.